Al netto dell'anticipo odierno del Castelnuovo, il match clou della settima di andata in Serie D, girone F, sarà al Capo i Prati di Fiuggi, dove la capolista di Romondini ospita il Pineto, diretta inseguitrice della prima in classifica. Striscia aperta di 5 successi consecutivi per i padroni di casa che, dopo lo stop iniziale col Notaresco all'esordio, non hanno più sbagliato un colpo. Chieti, San Benedettese, Montegiorgio, Tolentino e Aurora Alto Casertano senza mai uno stop. Più o meno lo stesso percorso del Pineto, sconfitta all'esordio col Castelnuovo e poi una sequenza di successi interrotta soltanto dal pareggio beffardo e con non poche polemiche di 2 settimane fa a Recanati. Ma una partita difficile, ma come tutte del resto, perché è normale di affrontare una squadra che sta facendo molto bene, una squadra che è meritatamente al primo posto. Una bella partita e sono convinto che l'abbiamo preparata questa settimana, l'abbiamo preparata bene, dai. Sappiamo che andiamo a affrontare una squadra forte con giocatori importanti, però io sono convinto delle potenzialità della mia squadra e spero di vedere una bella partita. È normale, la classica partita di cartello. Spero di vedere un grande Pineto, perché ultimamente stiamo facendo delle buone prestazioni. Spero di vedere quello che ho visto la settimana scorsa. Che cosa vuoi vedere soprattutto? Voglio vedere l'atteggiamento giusto, una squadra cattiva, una squadra vogliosa di portare a casa il risultato, con la consapevolezza di giocare contro una squadra forte. Io dico sempre che dobbiamo sempre rispettare l'avversario, però non dobbiamo avere mai paura. Altra gara da non perdere assolutamente è quella dell'Aragona di Vasto, dove si recherà il Chieti, che all'Angelini va così così, ma in trasferta rende certamente meglio. Dalla parte opposta, gli aragonesi possono rispondere con l'entusiasmo del primo squillo in campionato sul campo del Notaresco. La formazione di Fulvio D'Adderio potrebbe vedere qualche cambiamento davanti, dove sembra destinato all'addio Martiniello, e la società biancorossa si sta muovendo per dare al tecnico una prima punta in grado di fornire un buon bottino di reti. Gara vietata al pubblico nero-verde su disposizione della prefettura, che ha inserito Vastese Chieti tra le gare a rischio sulla base delle determinazioni del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. E quello che è importante poi alla fine credo è fare una buona partita, che i ragazzi insomma vadano preparati e diano il meglio di loro, quindi proveremo a fare la prestazione. L'ultima battuta, l'obiettivo rimane sempre quello di? Ma l'obiettivo è quello di fare un buon campionato sostanzialmente. Poi la Serie D è un campionato dove è a due facce, perché la prima parte del campionato e la seconda spesso assumono caratteristiche diverse. Vedremo dove saremo a dicembre. Partita particolare per Massimo Epifani a Fano. Il Notaresco va al Mancini per cancellare un momento non proprio indimenticabile e provare a risalire la china in classifica. I granata marchigiani sono un osso duro, è vero, ma i rossoblù non hanno molte alternative ai 3 punti, pena l'abbandono troppo repentino a velleità di primo posto. Squadra che innanzitutto è una squadra retrocessa dalla Serie C, è una squadra blasonata, quindi hanno costruito una squadra secondo me importante con giocatori importanti e quindi ci aspetterà una partita molto difficile, perché incontriamo una squadra che è partita come noi per fare un campionato di vertice, quindi sarà sicuramente una partita da prepararla molto molto bene e dobbiamo fare una grande gara dopo la prestazione negativa di domenica scorsa. Una gara nella quale non solo mister Epifani, ma comunque il mister sarà l'ex del confronto trascorsi importanti a Fano. Sì, mi fa piacere tornare lì perché sono stato bene. Mi è dispiaciuto solo per come è andata la fine, però adesso sono allenatore del Notaresco, sono concentrato su quello che dobbiamo fare, sulle cose da migliorare. E questa settimana abbiamo parlato molto con i ragazzi e siamo pronti per ripartire cercando di fare subito una grande gara. Infine il Nereto, che col Montegiorgio cerca la prima vittoria. Non che i marchigiani se la passino molto meglio, ma il successo col Porto d'Ascoli di una settimana fa ha dato ossigeno alle speranze dell'11 di Eddie Mengo. Dalla parte vibratiana, Leonardo Bitetto ha bisogno di tempo, ma non troppo, perché la stagione corre veloce e il penultimo posto in classifica è troppo scomodo, seppur per una squadra alla prima esperienza in Serie D. Gare che, con il cambio d'orario previsto nella notte, inizieranno tutte alle ore 14:30.